Buongiorno a tutti. Altro video sempre sulla solita storia. Il progetto Radio Marconi, sempre relega al manometrico. Dopo due fallimenti, andiamo verso forse il terzo, oppure verso il successo. Allora, ricapitolando, ho provato all'inizio per fare relega al manometrico. Scusatemi, io utilizzo sempre i termini sovrapponendoli, alle volte relè galvanometrico, alle volte relè telegrafico oppure relè pony. Il termine giusto è relè pony perché è proprio quello che serve per ripetere il segnale telegrafico. Nel ricevitore a coesore serve per permettere alla debole corrente che passa attraverso il coesore di armare il carico e il relativo decoesore. Questi giorni peraltro ho tradotto il testo del brevetto di Guglielmo Marconi, lo vedremo più avanti, e lui dà anche dei consigli molto dettagliati sul come comportarsi con il coesore, con il relay body del ricevitore. Buona parte del testo del brevetto riguarda il ricevitore, perché effettivamente, come ho già detto in altri video, è la parte più complessa. Rileggendo queste parti mi sono anche un po' accorto degli errori che ho fatto io, però avevo anche un'idea in passato per realizzare relè pony, chiamiamolo relè pony che facciamo prima, costruendolo con quello che si può trovare in casa. Ora, una delle idee che mi era venuta era quella di utilizzare una cosa che bene o male è molto facile da trovare, non per molto tempo ancora, ma comunque adesso si trova abbastanza facilmente, il gruppo motore delle testine di un hard disk. Allora, grazie alla generosità di Antonio della AD Grafica di Viterbo, che ha numerosi hard disk guasti nel suo laboratorio, procediamo aprendo questo hard disk che proviene da un portatile, quindi un hard disk più piccolo, e proviamo ad andare avanti e a recuperarne il gruppo motore. Allora, dopo aver smontato con non poche difficoltà il pannello di copertura, perché c'erano delle viti nascoste sotto l'adesivo, infatti l'ho un po' piegato anche, lo avete visto, ho tolti i dischi, eccoli qua, ho liberato un gruppo di testine, eccole qua. Come vedete tornano indietro perché c'è un ritorno, quindi questo va bene. Qui c'è un magneto a neodimio qui sotto e qui la bobina, un po' la vedete. E qui ci sono i collegamenti con un filo molto sottile, una piattina molto sottile. Adesso ci sarà l'ingrato compito di cercare di collegare i giusti fili della bobina e non quelli delle testine che stanno qua su in cima per muovere questo gruppo testine. Qui ci metterò o un contatto oppure meglio ancora un micro switch, nella speranza che la forza del gruppo sia sufficiente per armare il micro switch, in maniera tale che così i collegamenti saranno molto più puliti ed affidabili. Ecco l'idea. Su questo mammut ho inserito questo piccolo contatto ricavato da un interruttore rotto, lo vado a posizionare in questa posizione in maniera tale che questa parte, non le testine, tocchino e creino il contatto.
Ora per fissarlo utilizzerò una colla tipo attack o qualcosa del genere. Adesso ho trovato il 9. Qualche problema con il collegamento. Ecco qua. Arma, disarma. Arma, disarma. Arma, disarma. Arma, disarma. Arma, disarma. Ok.